classe con il quale state seguendo il nostro tour elettorale. Anche stasera Piazza Stracolma. E sicuramente l'esito non può che essere positivo, ma devo dire che Dio ci aiuti. Stasera si sono prenotate tanti candidati per parlare, quindi passo subito a loro la parola. Comincia l'amico Meola. Cittadini, buonasera a tutti. Continua il nostro percorso elettorale e noto con piacere che l'entusiasmo attorno a questa squadra, al nostro candidato a sindaco, cresce giorno dopo giorno. In queste sere e dialogando giornalmente con tutti voi abbiamo spesso ribadito il concetto di rivoluzione della normalità. Agire in maniera concreta sull'ordinaria amministrazione, cosa che da molti anni è mancata a Scaletta. Cercando di adottare ovviamente politiche che vadano verso una migliore qualità della vita, ad una riduzione dei costi per quanto riguarda l'ente comunale e ad un graduale abbassamento della tassazione per i cittadini. Quindi agire senz'altro sul sistema di raccolta rifiuti, vitale per questo paese, adottando il porta a porta. Capisco che in questo momento può sembrare uno spot elettorale. Capisco che molti di voi staranno pensando che è una cosa irrealizzabile, che non abbiamo la cultura. Ebbene, dobbiamo metterci in testa che questo è l'unico modo per risolvere il problema dei rifiuti. Ci vorrà un grande sforzo da parte degli amministratori e dei cittadini. Dovremmo pian piano tutti noi educarci a questo sistema, cambiare le nostre abitudini. Ci sono realtà nel sud Italia, in Sicilia, che hanno raggiunto ottimi risultati da questo punto di vista. Quindi per cui, per quale motivo Scaletta e gli scalettesi non dovrebbero o non potrebbero intraprendere questa strada? Cercare quindi di garantire una pulizia costante delle vie cittadine, dei sottopassi per l'accesso alle spiagge, che vanno sistemati, dotati di impianto di illuminazione dove adesso è inesistente. Renderli accessibili non soltanto per il periodo estivo, come ovvio che sia, ma anche per il resto dell'anno. I pochissimi spazi all'aperto, come la piazzetta antistante Piazza Stazione, lasciata spesso nel degrado totale, va attenzionata, pulita costantemente, non una volta all'anno. Agire inoltre sull'impianto fognario e idrico, ma non con interventi saltuari che incidono solo in maniera negativa nelle casse comunali, ma con dei progetti mirati per cercare di risolvere il problema una volta per tutte. Bravo! Bisogna cercare di capire, individuare le esigenze di questo paese, di cosa fondamentalmente ha bisogno questo paese. Per esempio, che utilità ha per Scaletta un centro polivalente di queste dimensioni? A mio modesto parere nessuna. A qualcuno ci buttavo sotto. Non sarebbe meglio creare uno spazio all'aperto d'aggregazione a disposizione di tutti? Certo, una parte che è già stata restaurata può e deve essere sfruttata come biblioteca o archivio storico, ovviamente con tutti quelli che sono i requisiti di agibilità e sicurezza. Ma la restante sostanziale parte potrebbe appunto essere demolita seguendo tutti gli iter tecnici del caso. Ma ciò avrebbe senz'altro un impatto migliore sia dal punto di vista ambientale e paesaggistico oltre che sociale. Questo paese, come tutti possiamo notare, ha bisogno di spazi a disposizione sia per anziani che giovani. E per l'appunto inoltre volevo garantire il nostro impegno totale assieme al comitato per far sì che nella zona torrente Racinazzi, oltre al completamento dei lavori di messa in sicurezza, venga realizzata una zona di vita verde pubblico e o un campetto sportivo, cose che possono rivitalizzare questa zona del paese. Questo per noi, ribadisco, è di fondamentale importanza. A proposito, volevo spontaneamente e sinceramente ringraziare il comitato
in particolar modo Irene Falconieri e Pippo Pagliuca, per l'impegno, per il lavoro che hanno e stanno svolgendo relativo alle problematiche inerenti all'alluvione 2009, per conto e nell'interesse di tutte le persone che sono state coinvolte nel tragico evento. La strada è ancora lunga per la ripresa totale, ma questo comitato, tutti voi cittadini, avrete in più che fino ad oggi c'è stato poco o niente l'appoggio di questa compagine, di queste persone. Mi riferisco alla mancanza di dialogo con gli organi competenti, quali Protezione Civile e Genio Civile, che c'è stata in questi anni da parte delle figure istituzionali più importanti di questo ente, che in certi frangenti non hanno saputo o voluto opportunatamente dare il giusto supporto e far valere il proprio peso politico. Concittadini, non vorrei essere frainteso e non mancare di rispetto, non l'ho mai fatto in vita mia con nessuno, ma dal profondo del cuore vi dico che non ho più voglia di sentire minuti di silenzio. Io ho voglia di sentire bambini, ragazzini che scamazzano, che si rincorrono, che magari rincorrono un abilone assieme a noi, che giocano, socializzano, che si scambiano le prime effusioni amorose, spensierati e contenti, come lo sono stato io tanti anni fa in questi luoghi assieme a molti di voi. Certamente il passato resterà e deve restare impresso nelle nostre menti come monito per non commettere più gli stessi errori, ma non possiamo, non dobbiamo farci trascinare nella profonda depressione. Bisogna sempre guardare avanti con fiducia, col sorriso, con la voglia di rinascita. Voglia di rinascita che noi abbiamo, che il nostro candidato a sindaco ha, che tutti voi sono sicuro avete e volete, e lo dimostrerete con certezza il 9 e il 10 giugno votando compatti, senza esitare, liberamente insieme a Scaletta, Gianfranco Moschella sindaco. Di Luca,